Buonasera, quindi vediamo come gestire, implementare, modificare quelli che sono le categorie e gli articoli all'interno di un e-commerce. In questo caso stiamo parlando di un e-commerce realizzato in Joomla, con il CMS Joomla e con l'estensione e-commerce VirtuaMart. Quindi, se presenti queste voci come sistema utenti, gestione contenuti, eccetera, questo fa parte appunto della gestione contenuti. A voi riguarda la parte ultima che è la sezione VirtuaMart. Cliccando su VirtuaMart accediamo a quello che è un elenco a cascata. Clicchiamo tranquillamente anche in prodotti per vedere se ci sono dei prodotti già caricati. In questo caso appare questo messaggio di errore perché è una configurazione che comunque dobbiamo fare noi per attivare le vendite e rendere un percorso sicuro, eccetera. Allora, innanzitutto per gli articoli che sono già presenti abbiamo sostanzialmente tre opzioni. Una è selezionarla per poi eliminarla o clonarla. Clonarla significa creare un prodotto correlato, simile o della stessa famiglia o un altro prodotto di cui vogliamo trattenere qualche caratteristica di quello precedente. Possiamo toglierlo cliccando dalla voce pubblicato, in questo modo non sarà presente nel sito, nell'elenco dei prodotti, ma rimarrà comunque nel back-end pronto per una futura configurazione. Per modificare invece quello che è un prodotto esistente, clicchiamo sul nome del prodotto. E andiamo a modificare quello che è innanzitutto il nome del prodotto, dove scrivo ad esempio prodotto di prova. Anzi, diamo un nome più specifico, cellulare 35XX. Vi dico che deve essere pubblicato, quindi subito visibile nell'e-commerce. Se clicco in vetrina, verrà posizionato all'interno dell'e-commerce in una zona che sarà destinata alla vetrina. In questo caso non ci interessa. L'alias del prodotto è ciò che viene mostrato all'interno dell'URL della categoria e quindi del prodotto, utile ai fini SEO. Ovviamente, se io cancello l'alias, questa verrà automaticamente generata dal nome del prodotto. Se voglio rafforzare il prodotto, andrò a scrivere cellulare ultima generazione in offerta modello 35XX. Il codice SKU è il codice unico del prodotto. Quindi se nel nostro gestionale interno ha un codice unico tipo XXD4458, andrò a specificarlo qua, in modo che se ho 1000 articoli, scrivo e ho 600 voci cellulare 35, andrò a specificare il codice unico in modo che mi riporti esattamente a quel prodotto. Il codice EAN è esattamente il codice a barre, che volendo può essere riportato qua, ma questo serve per vendite al banco, in questo caso non ci interessa. L'altra sezione importante è la voce produttori, se abbiamo dei produttori, quindi che ne so, in caso di orologi, qua potrebbe esserci Guess. URL non ci interessa, andiamo alle categorie, cioè le categorie sono dove questo prodotto dovrà essere visualizzato. In questo caso abbiamo delle categorie esempio, che ne so, la metto su Living Room, in modo che questo prodotto venga elencato e presentato sotto la categoria Living Room. Dopodiché passo al prezzo. In questo caso abbiamo due prezzi, abbiamo prezzo di costo e prezzo finale. Serve solo per statistiche. In questo caso, dopo metteremo di default il modello euro, ma andrò a specificare quello che sarà il costo del mio articolo 40 e 40. Nelle regole generali, se ho delle regole create come IVA o promozioni, eccetera, andrò a sceglierle qua, ma prima dovrò crearle, lo vediamo dopo. In questo caso metto non applicare nessuna regola, non applicare nessuna regola, sovrascrivi finale e vado a salvare.